bandiera. L'emozione per me è forte, forte perché ci sono vissuto fin da ragazzino, dentro fino in fondo, perché quegli anziani di allora, anziani che per me erano anziani ma avevano 60 anni, che avevano fatto la prima guerra mondiale, che io incontravo nei giorni di festa, che incontravo magari qualche volta quando andavo a aiutare in famiglia e che mi raccontavano. Mi dicevano quelli che avevano combattuto, ma anche quelli, ripeto, che avevano fatto il profugato. Ma mi trasmettevano un valore forte, una sensazione forte che era quella di credere. Loro avevano creduto e per questo avevano fatto quello che dovevano fare. Avevano fatto, loro dicevano, il loro dovere. Questo, secondo me, è qualcosa che noi dovremmo riuscire a trasmettere agli altri. Saper fare il proprio dovere. Nel 1917, cioè 100 anni fa, la Prima Guerra Mondiale si spostò dai fronti dell'Isonzo ai fronti del Piave e del Grappa. Sono passati 100 anni, non ci sono più i nonni che come mio nonno mi raccontavano le glorie di quell'epoca, i ragazzi del 99, i contadini come mio nonno piemontesi che erano partiti per servire il re e in qualche modo dobbiamo fare sentire ai giovani quella che è stata la tragedia e la gloria di una generazione che hanno costruito l'Italia come oggi, ma quelle battaglie hanno anche fatto l'Europa come oggi. E per me che ho il dovere di mandare in operazione i giovani uomini e le giovani donne per servire la sicurezza internazionale, rischiando quando è necessario anche per la tutela, è importante ricordare che quei giorni hanno fatto un'Europa che probabilmente, con tutti i problemi che si possono citare, ha permesso di evitare almeno qui molte guerre e di creare un'identità che ci permette di affrontare forse con migliore forza e fermezza le nuove minacce. Una adunata è in realtà una grande opportunità per riappropriarsi di un'identità profonda, prima di tutto come cittadini, in un contesto storico nel quale spesso l'individualismo è la cifra con la quale si giocano le relazioni con gli altri. Una adunata diventa un grande punto interrogativo. Cosa sarebbero gli alpini se mancasse anche la mia presenza? Io sono convinto che tutti siamo chiamati a fare qualcosa per il poco che sappiamo fare e ricordarci che dobbiamo farlo e farlo insieme credo che sia una grande crescita di coscienza e una grande opportunità civica per il bene del Paese. Ho fatto il corso allievi ufficiali alla SMAP, alla Scuola Militare Alpina di Aosta, sono ricordi bellissimi, quindi c'è un senso di appartenenza fortissimo che la città sta vivendo. La gioia di vedere qui sfilare un sacco di alpini che fanno dell'appartenenza, del senso di solidarietà, del senso di comunità, del senso di aiutare gli altri, di unità nazionale, il loro cemento. Quindi io e tutti i trevigiani siamo fierissimi di accogliere questa 90esima adunata. Direi che è la madre di tutte le adunate, oltre 500.000 alpini previsti, ma soprattutto ricordiamolo che
Treviso ha per la terza volta la Dunata, quindi 67-94 e adesso ovviamente 2017. E noi siamo felicissimi e vorrei solo ricordare che per noi è l'apoteosi la festa dell'alpinità. Da Gorizia a Treviso per questa Dunata nazionale, dopo la nostra esperienza del Triveneto dell'anno scorso, è un onore essere qui ospiti di voi valdostani, anche perché rimane in me un ricordo fortissimo della Val d'Aosta, essendo stato allievo ufficiale ad Aosta con il 140esimo corso AUC nel 1990. Ci sono tornato in occasione della Dunata nazionale e penso che con la mia famiglia a breve una bella vacanza su nelle vostre terre riuscirò a fare. Cittadella è uno spaccato di quelli che sono i mezzi e i materiali che sono in dotazione alle truppe alpine oggi, che vengono impiegati normalmente in giro per il mondo o purtroppo anche quando ci sono necessità di sul territorio nazionale, come è successo per l'emergenza neve nel gennaio scorso. E tantissime cose da provare, da vedere e naturalmente forniti dai materiali che sono delle due brigate e del centro addestramento alpini, che è una bellissima realtà, insomma è la scuola militare più vecchia esistente al mondo, con grandissime capacità, potenzialità, con l'attività del centro sportivo esercito degli atleti, ma poi Aosta non è solo centro sportivo ma è il reggimento addestrativo che anche fa un'attività essenziale per tutta quella che è la preparazione dei nostri alpini, dei nostri nuovi alpini che arrivano e che obbligatoriamente passano da Aosta dove hanno la prima parte formativa, quindi è assolutamente importante. Un elicottero è qui a Treviso, poggiato nella cittadella dell'esercito, siamo in piena adunata alpini, voi cosa ci fate qui? Noi siamo legati fortemente alle truppe alpine perché da origine il nostro reparto era inquadrato nel quarto corpo d'armata alpino già nel 76, quindi possiamo dire che siamo degli elicotteristi con il cappello alpino. Ovviamente la nostra presenza sia a Bolzano che a Veneria Reale è a stretto contatto con le truppe da montagna che supportiamo su tutto l'arco alpino per la parte ovviamente manovra delle truppe alpine. E in più ci troviamo a collaborare con loro anche con le squadre di soccorso in montagna, come è successo spesso anche quest'anno per l'emergenza terremoto e neve in centro Italia, dove siamo intervenuti a fianco per portare i nostri soccorsi alla popolazione. L'esercito quest'anno è stato impegnato in prima linea per quello che è stato il dramma del terremoto in centro Italia. Sì, diciamo che gli elementi naturali, l'ambiente, si è un po' accanito sulle popolazioni che erano già state colpite dagli eventi sismici in estate, con un'eccezionale ondata di maltempo per far fronte alla quale le forze armate sono state impiegate fin da subito, sfruttando quella che è la loro capacità duale, cioè il fatto di poter mettere a disposizione l'addestramento e il materiale, l'equipaggiamento che hanno per gli impieghi operativi anche a favore della popolazione in concorso alla protezione civile. A posto, gruppo alpini, attenti! Alza bandiera! Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta dell'emo di Scipio. Siamo qui con il gruppo alpini di Montegalda, il gruppo alpini di San Vito di Leguzzano e il gruppo di Arquata, di Amatrice. E ci riuniamo per stare assieme, per condividere la tragedia che ha vissuto questi nostri compagni alpini di Amatrice, Patarico, Norcia, eccetera. Li abbiamo soccorsi e appena caduto il terremoto e oggi vogliamo che sia veramente una festa. Questa festa la si sente perché lo spirito alpino non si smentisce mai. La giornata della Piava è pregna di emozioni, è pregna di storie, è pregna di tutto quello che gli alpini possono aver fatto. Noi di Vicenza, che siamo qui vicini, i nostri cugini di Treviso insomma, ci ospitano e noi siamo qui per farci sentire, per ricordare anche i nostri morti sulle nostre montagne, sulle montagne vicentine.
vedi Ortigara e tutto il resto, insomma. Siamo qui per essere solidali a loro e per gli alpini. Qui abbiamo alcuni degli alpini di Amatrice. È una bella cosa ritrovarsi qui con chi alcuni mesi fa e ancora adesso stanno lavorando insieme a voi giù in centro Italia. Devo ringraziare gli alpini qui di Vicenza che ci hanno aiutato tanto, specialmente a me, che mi hanno aiutato a fare una casetta perché stavo in mezzo alla strada, perché non avevo niente. In effetti mi hanno aiutato più queste persone di Vicenza che quelle della zona di Amatrice. Io sono il parroco e accompagno questi alpini, io sono di Amatrice, cioè non sono più giovane, 85 anni, però li seguo sempre e ecco, è una testimonianza che nonostante quello che è passato, veramente la speranza non è che è caduta e bisogna appunto reggere, bisogna incoraggiare, bisogna dire che la ricostruzione è lenta ma va fatta soprattutto dai giovani e loro che sono giovani stanno insieme a tutti gli altri e speriamo che presto diciamo le cose migliorino. Grazie. E noi ci siamo e vogliamo essere con loro, solidari con loro. La donata di Treviso e di Trento il prossimo anno è un appuntamento molto importante. La grande festa degli alpini assume in questa circostanza un valore straordinario. Perché? Ma perché qui siamo sui luoghi della grande guerra, di cui si celebra il centenario 1917-2017, il gran finale l'anno prossimo a Trento. Qui morirono centinaia e migliaia di giovani. Ecco perché noi oggi dovremo sfilare con maggiore intensità. Oggi avrò il grande onore, il privilegio di scortare il nostro vessillo, il simbolo dell'alpinità in Valle d'Aosta. 1557 soldati valdostani morirono in quella circostanza, nella Prima Guerra Mondiale. E noi dovremmo essere in questo momento fieri di ricordarli, dobbiamo assolutamente, dobbiamo loro tantissimo.
ma noi dobbiamo anche fare un'altra cosa, ed è per questo che mi rivolgo a voi tantissimi alpini valdostani che avete il cappello in qualche angolo delle vostre case. Prendeteli i cappelli, iscrivetevi ai gruppi, facciamo forte la nostra sezione. Purtroppo i vecchi, noi anziani, abbiamo le giunture che insomma fanno sempre più fatica, ma sappiamo che ci sono tantissimi giovani. Ecco, ritrovate lo spirito d'appartenenza, ritrovate il piacere di sentirvi alpini, è molto bello. La Valle d'Aosta, è una regione alpina per tradizione, l'alpinità vive nei cuori dei valdostani. Facciamo in modo che ci siano energie nuove per il futuro. Oggi Treviso ci ha accolto con un abbraccio straordinario, c'è amore, c'è affetto, c'è simpatia, c'è solidarietà, perché questa associazione è l'associazione più amata dagli italiani. Ma c'è un'altra cosa che vorrei si potesse risolvere. L'anno prossimo, nel mese di ottobre, Aosta ospiterà un grande evento alpino. Ci sarà il Labaro nazionale. Il nostro presidente Sebastiano Favero l'ha promesso al nostro presidente Carlo Biona, al quale va tutto il nostro affetto oggi. In quella circostanza, l'anno prossimo, noi vorremmo che di fronte al monumento che c'è in piazza Chanù, al Soldat Valdôtain, ecco, quel monumento fosse ristrutturato, perché sta cadendo, prima o poi cadrà. Per favore, ci sono i fondi, noi alpini abbiamo i soldi, abbiamo denaro sufficiente per incominciare i lavori, dateci la direzione dei lavori, sfoltite, snellite questa burocrazia, ve lo chiediamo per favore, ma soprattutto ve lo chiediamo per il ricordo e il rispetto che dobbiamo ai nostri soldati che sono morti e a tutti questi soldati italiani che hanno dato la loro vita per costruire la pace e la libertà. È un'emozione sentita, concreta, perché incontrare tantissime persone che ho avuto modo di avere al mio fianco in questi ormai quasi 35 anni di servizio è una cosa molto toccante, molto significativa. Ma è stupendo e meraviglioso vedere questo spirito, questa alpinità che ci unisce e che ci consente di rafforzare continuamente i valori che sono il caposaldo della nostra istituzione militare. Quindi lo spirito di servizio, la patria, l'alpinità medesima per noi alpini. Io sono molto molto onorato di essere presente a questa adunata e di poter partecipare e sfilare con i nostri rappresentanti della Valle d'Aosta. È veramente un privilegio ed un onore per me. Siamo pronti, pronti per la adunata. In quanti siete venuti giù? Beh, io sono venuto in macchina con la mia metà. Tu sei sempre ovunque, Pasubio. Finché si può, finché il Signore ci lascia. Quante adunate sono? E dunque, dopo l'Aosta sono 14 adunate, da Trieste sempre, Aosta, Trieste tutti gli anni, e tutti gli anni 4 giorni, da venerdì a lunedì. E di Reggio Emilia cosa ci fai in mezzo ai valdostani? Sono stato un allievo ufficiale di complemento del 117° corso AUC. Sono diventato sottotenente al battaglione Susa e ogni anno che c'è la dunata noi ci ritroviamo, gli ex sottotenenti si ritrovano dietro al battaglione Aosta e le sezioni valdostane. Un grande onore per noi. Sono nel posto sbagliato? Non lo so. Cosa si fa qui? Io sono qui perché c'è lei. Lei? C'è lei, sono venuto qui per quello. Lei chi è? La figlia? Io glielo dico chi è, ma dopo la devo uccidere però. Comunque vedo AUC, vedo 87 AUC, vedo... Siete della scuola militare alpina? Abbiamo fatto il militare nella scuola militare alpina. È per questo che
siete nel settore? Siamo nel settore di Aosta perché sfiliamo con Aosta. Anche se non siete valdostani? Anche se non siamo valdostani, io poi faccio la sfilata con la sezione di Belluno perché essendo di Belluno, doppia sfilata. Come sempre tutti gli anni il gruppo di Entrò è presente alle adunate. Io sono circa 30 adunate che faccio, quest'anno purtroppo è una adunata un po' più triste perché ci hanno comunicato che è mancato un nostro socio alpino di Entrò, Mario A. Ci dispiace moltissimo, purtroppo molti di noi non potranno neanche andare al funerale. Lo penseremo oggi quando ci chiederemo. Amedeo Foliolei, sindaco di Donnas. Siamo qui alla Dunata a Treviso. Siamo lontani, vero? Sì, siamo lontani, siamo scesi, il nostro gruppo è già sceso giovedì sera. Io sono sceso venerdì, bellissime la Dunata, come al solito. Arriviamo da una Dunata bellissima di Asti, anche questa è... Siamo nella culla dell'alpinità qua e quindi siamo tornati veramente bene. Questa è la fiamma del glorioso battaglione Montecervino. Io sono il custode da 70 anni della mia famiglia e arriva direttamente dalla Grecia, al rientro dei nostri alpini. Da un lato ci sono le medaglie, di cui una medaglia d'oro e due medaglie d'argento che sono state donate al battaglione Montecervino, con la spedizione sia in Grecia che in Russia. Qua su Piave noi oggi raffigureremo io come custode e il mio ufficiale che sarà Reginato, che è stato un ufficiale anche del battaglione Montecervino, e quindi ricorderemo l'ufficiale Reginato con questo gesto. In più abbiamo, in queste settimane, sono 10 giorni che siamo qua, abbiamo ristrutturato il ponte dell'università come alpinistica, quindi ricordando sempre il battaglione Montecervino abbiamo dato anche sto dono alla comunità. Abbiamo fatto la visita alla città di Treviso, che è molto bella, poi abbiamo fatto la visita al sacrario del Monte Grappa, estremamente emozionante vedere tutte quelle tombe. Abbiamo cantato ovviamente, al sacrari abbiamo cantato, poi abbiamo tenuto il concerto giovedì sera e ieri sera. Una bella esperienza perché riusciamo a tramandare quelli che sono i valori dell'alpinità ma anche le nostre radici della Valle d'Aosta. D'Aosta, D'Aosta! D'Aosta, D'Aosta! Un'accoglienza bella, una popolazione pronta ad accogliere tutti questi alpini. Noi come valdostani abbiamo cercato di portare i nostri valori, le nostre tradizioni con canti, con balli, insomma un bel momento per tutta la comunità. Innanzitutto è ritrovarsi con gli amici, non solo valdostani ma di tutta Italia con cui si è fatto l'annaia, e soprattutto è anche un momento per non dimenticare. Quindi soprattutto in questa sede di Treviso, andando a vedere ieri il Museo della Grande Battaglia di Vittorio Veneto, c'è stato un momento di assoluta commozione e fondamentale per non dimenticare quello che hanno fatto i nostri antenati. Siamo qui alla Dunata del Piave, è diversa dalle altre dunate, c'è qualcosa in più? Forse sì, perché qui c'è più tradizione, si sente di più l'ambiente alpino. Infatti un segno di patriottismo, mi sono fatto la barbetta tricolore. Eh,
la storicità che ci accomuna. È qualcosa di bello vedere la gente entusiasta e ricordarsi di tutti i nostri morti che abbiamo avuto durante la guerra. E grazie a Treviso. Impressioni sulla donata del Piave? Sempre fantastica, come sempre. Viva gli alpini, viva il battaglione Aosta. Sicuramente qui in zona piena di alpini è ancora più bella, visto che c'è il richiamo di tutti quelli che hanno partecipato e vengono volentieri a questo evento.